Ciao a tutti amici e bentornati nel canale di Raffia la Grande. Ragazzi, oggi andremo a fare una buonissima crostata ai due sapori. Allora, per prima cosa inizieremo a fare l'impasto della frolla. Qui dentro c'è 250 g di farina 00. Adesso iniziamo a inserire 100 g di zucchero semolato, 10 g di latte parzialmente scremato, 90 g di olio di semi, un uovo intero, 8 g di lievito vanigliato più una bustina di vaniglina. Adesso non ci resta che andare a impastare il tutto. Una volta impastato il tutto, come vedete qui ho inserito 25 g di formaggio spalmabile. E continuiamo a Dopo che impastare. abbiamo impastato il tutto, guardate, la nostra frolla è pronta. Quindi andiamo a mettere in frigo. E adesso andiamo a fare la nostra Per fare la crema. nostra crema alla vaniglia ci vogliono 3 tuorli che ho già inserito nel mio tegamino, 110 g di zucchero semolato. Adesso andiamo a Una volta mescolare. montati uova e zucchero, andiamo a inserire una fiala aroma vaniglia più una bustina di vaniglina. E mescoliamo sempre il tutto. Allora, fatto questo, andiamo a inserire adesso 40 g di amido di mais. Fatto ciò, piano piano andiamo a inserire 500 g di latte intero che ho già riscaldato sul fuoco. Inseriamo piano piano e giriamo. E poi possiamo andare a cuocere il tutto. Allora, abbiamo cotto la nostra crema, guardate quanto è bella, raga. Guardate com'è lucida e si sente un odorino. Adesso spegniamo il gas. E facciamo raffreddare, ci mettiamo sopra una pellicola strizzata con acqua. Quindi la bagniamo, la strizziamo, ce la mettiamo sopra. Allora, ragazzi, mentre aspettiamo che la nostra crema si raffreddi, passiamo a creare la nostra crostata. Allora, ho preso una teglia da 25x25 che ho già imburrato. Abbiamo ripreso la nostra frolla. E perché l'ho chiamata crostata ai due sapori? Perché avremo il sapore della frolla sotto con il sapore della sfoglia sopra. E internamente ci andremo a mettere la nostra crema alla vaniglia. Quindi prendiamo la nostra frolla, la inseriamo nella nostra teglia e andiamo a schiacciare per formare la nostra Dopo che crostata. abbiamo inserito la nostra frolla nella nostra teglia, come vedete, ho alzato anche un po' i bordi leggermente. Adesso prendiamo la sfoglia, andiamo a Una volta bucherellarla. che l'abbiamo bucherellata, riprendiamo la nostra crema che si è raffreddata. Guardate come si toglie subito la nostra pellicola e andiamo a inserire la nostra crema nella nostra Una frolla. volta inserita la nostra crema, ovviamente andiamo a inserire la nostra pasta sfoglia. Quindi la inseriamo sopra, poi l'eccesso lo togliamo. Allora, come vedete, ho inserito la nostra sfoglia. Adesso prendiamo un tuorlo e un po' di latte, mischiamo il tutto e andiamo a spennellare. Una volta che abbiamo spennellato il tutto, possiamo andare in adesso fornare. inforniamo a 180 gradi, forno statico per 30 minuti. Allora, abbiamo sfornato la nostra crostata, come vedete è venuta in questo modo. Adesso la mettiamo in frigo e la teniamo per 3-4 ore. Però, come dico sempre e come faccio io, la facciamo il giorno prima per il giorno dopo, perché viene ancora più saporita. Ok? In questo caso ci vediamo domani per poter vedere internamente come è Allora, venuta. buongiorno a tutti ragazzi e ragazze. Allora, siamo arrivati al giorno dopo e come vedete vi avevo detto, dovevamo vedere la crostata internamente come era venuta. Guardate, cottura perfetta, crostata ai due sapori, pasta frolla sotto, crema alla vaniglia, pasta sfoglia sopra. È buonissima, raga. Mi raccomando, fatela perché è veramente uno spettacolo e non ci vuole un granché per farla.
Beh, spero tanto che anche questa ricetta vi sia piaciuta, mi raccomando, fatela, mi raccomando, spolliciamo alla grande e ci vediamo ad una mia prossima ricetta. Ciao a tutti!